è un paradosso dello scotismo. Lo scotismo è nato 100 anni fa, durante la guerra del 15-18. Quindi durante la guerra, dico, è nato lo scotismo, quindi proprio nella massima tragicità delle esperienze dell'uomo, che è il combattersi e l'uccidere, è nato quello che oggi, ancora oggi, è invece un segno di pace, un segno di speranza, un segno di fratellanza. Seguire la vecchia traccia. Il fascino del grande gioco vi prenderà, siate certi, una volta scout, sempre scout. Detto, in quanto uomo tu hai sull'animale un vantaggio, puoi riconoscere ed apprezzare sia le bellezze che le meraviglie della natura, puoi gioire della gloria dorata di un tramonto, della bellezza dei fiori e degli alberi, della maestà delle montagne, del chiaro di luna e dei paesaggi lontani. E quando arriva il tuo momento puoi lasciare questo mondo felice nel sentire che in ogni caso tu non hai perso il tuo tempo, ma hai fatto del tuo meglio. Ti do un consiglio, sii preparato, rispetta sempre la promessa scout, anche dopo che hai finito di essere un ragazzo. Dio ti aiuti a fare questo. Vada in pace.